Salva di Pompi fan e benvenuti in questo nuovo video di Intanto in Thailandia. Ma come la va? Come la va? Come la va? Sabai di mai? Pom sabai di ma? Mi sai, pom memi maoleo. Oggi è una giornata uggiosa, ma me perai. Andiamo avanti con il video. In questo video, nel video di oggi, parlerò del fatto che si prevede una ripresa del turismo entro la seconda metà dell'anno prossimo. Ovviamente la ripresa del turismo in Thailandia entro la metà dell'anno prossimo. Naturalmente, come al solito, potrete trovare l'articolo sotto, il link all'articolo sotto in descrizione. Inoltre volevo anche invitarvi, come sempre, se ancora non l'aveste fatto, ad iscrivervi al canale, che è importante, è molto importante, perché le iscrizioni al canale servono a istigare a continuare a fare questo. Se no, se non vi iscrivete, farò qualcos'altro, pubblicherò video di qualcos'altro, magari pubblicherò video sull'allevamento delle lumache, quindi inquadrerò per 24 ore le lumache che camminano. No, sto scherzando, non mi piacciono nemmeno le lumache. Detto questo, io passerei, se gli occhiali sono puliti, boh, boh, se si sì, boh. La vecchiaia è una brutta bestia, ragazzi. Ok. Ci siamo puliti. No, ancora no. Magari ci siamo. Mando andiamo. Fatto. Ah, diciamo, insomma, ho peggiorato la situazione. Ok. La Federation of Thai Industries, ritiene che il turismo thailandese dovrebbe riprendersi già nel terzo trimestre del prossimo anno, quindi il terzo trimestre, cioè ovvero la seconda metà, a seguito del miglioramento dell'economia globale guidato dallo sviluppo della cura per il Covid-19. Il presidente della FTI, ovvero la Federation of Thai Industries, Supant Mong. Ce la posso fare. Supant Mongkol Sutri ha dichiarato mercoledì che l'economia trarrà vantaggio dalla ripresa economica globale, con l'industria del turismo thailandese che dovrebbe riprendersi in quanto dipendente molto dai visitatori stranieri. Una volta che le cure vengono utilizzate per prevenire la pandemia, questo è perché ci sono parole che non si possono dire. Cioè, significa la stessa cosa, cura significa la stessa cosa, ma la parola originale non si può dire perché sennò viene bannato. Quindi che la cura venga utilizzata per prevenire la pandemia. Questo aiuterà a guidare l'economia nazionale e la Thailandia verrà un numero enorme di visitatori stranieri l'anno prossimo, ha detto. Molte aziende farmaceutiche hanno compiuto buoni progressi nello sviluppo della cura. Un attimo che mi modifico, quindi la cura verrà, ma così poi direttamente, scusate, è utilizzata. Ok? Molte aziende hanno alcuni paesi come la Gran Bretagna hanno iniziato anche a somministrarla alle persone, sempre la cura. La FTI prevede che il turismo e il settore dei servizi si riprenderanno tra il terzo e il quarto trimestre del 2021. Questo è un buon segno per l'industria, poiché il servizio è un settore importante che contribuisce al PIL, ha affermato sempre il signor Supant. La FTI vuole anche che il governo porti avanti i suoi pacchetti di stimoli economici come parte degli sforzi per far crescere nuovamente l'economia sulla scia della pandemia. Questi pacchetti di stimoli economici sono i pacchetti per quanto riguarda il turismo locale, quindi destinati ai cittadini thailandesi o al massimo agli expat residenti in Thailandia, perché c'erano anche dei progetti di agevolazioni per permettere agli expat di fare dei viaggi all'interno sempre della Thailandia. Ha elogiato misure come la campagna di copagamento e il sostegno alle piccole e medie imprese, PMI,
per il loro ruolo nello stimolare la spesa pubblica e nell'aiutare le aziende ad affrontare i problemi finanziari. La FTI non è preoccupata per il conflitto politico scatenato dai manifestanti pro-democrazia. Le loro manifestazioni sembrano perdere forza, mentre il governo non è facilmente scosso dalle manifestazioni, ha affermato il signor Supant. Il settore degli affari e gli investitori non sono preoccupati per la situazione politica, sono fiduciosi per la Thailandia, ha detto sempre il signor Supant. Quindi fondamentalmente le tensioni politiche non preoccupano, non preoccupano per la politica, l'economia, cioè, anche perché pare che stiano perdendo forza. Mercoledì la FTI ha avuto un incontro con il gruppo America Latina e Caraibi, GRULAC, l'acronimo, guidato dall'ambasciatore argentino Maria Alicia Cuzzoni de Sonshein. Spero sempre, ragazzi, scusate, spero sempre di averlo pronunciato bene. Intanto qua c'è la telecamera che non è dritta, va bene. Devo cambiare cavalletto, ragazzi, quindi ragazzi, è un investimento non da poco. ecco, Maria Alicia Cuzzoni de Sonshein sulla cooperazione economica. Quindi c'è stato questo meeting con il gruppo America Latina e Caraibi per quanto riguarda la cooperazione economica. Stiamo cercando l'opportunità di espandere il mercato. E l'America Latina ha un alto potenziale per sostenere le esportazioni thailandesi, ha affermato il signor Supant. Il GRULAC, ovvero il gruppo America Latina e Caraibi, potrebbe essere un percorso per la Thailandia per sfuggire all'impatto della guerra commerciale USA-Cina, ha detto. Perché sembra niente, però la Cina e gli Stati Uniti sono in guerra fondamentalmente, economicamente, voglio dire, commercialmente. Ciascuno vuole affermare la propria supremazia, nonostante il fatto che non si può negare che gli Stati Uniti comprano molti prodotti, o almeno i prodotti base, li comprano dalla Cina, come i microprocessori, elettronica, componenti elettronici e cose varie, per assemblare i loro computer, che probabilmente fanno assemblare anche in Cina, come la Apple. Insomma, quindi ecco, diciamo che la Thailandia non vuole trovarsi al centro dello scontro commerciale fra USA e Cina e quindi cerca nuovi ambienti, nuovi territori su cui espandersi, come per esempio Sud America e Centro America, i Caraibi. Bene, beh, insomma, come la Thailandia, anche Sud America e i Caraibi sono dei bei posti, tutto sommato, dai. Detto questo, Cucumma Crap, per avermi seguito fino a questo momento, volevo ricordarvi, se ancora non l'aveste fatto, di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella per stare sempre aggiornati sui prossimi video. Inoltre, volevo anche invitarvi, se volete, a lasciare dei like sotto questo video. Ragazzi, sono arrivato. Non ho fatto niente ancora oggi. Lasciate dei like sotto questo video e condividerlo sui vostri social, sempre se volete. In quanto, come dico sempre, a voi non costa nulla e magari qualcuno dei vostri amici potrebbe essere interessato ad iscriversi al mio canale per ricevere notizie dalla Thailandia, anche se sono notizie che possono essere ritrovate, chiunque di noi può cercare su internet, ma così sono tutte raggruppate in un unico canale YouTube. Beh, detto questo, ragazzi, Cocumma Crap, Leo Pogammai Puni. Ci vediamo domani. Ciao, ragazzi.